C'è un autotrasportatore e quindi anche un produttore, attenzione, un produttore che deve andare a portare il suo prodotto a Roma, comunque spende 400 euro in più già rispetto a qualunque competitor del resto d'Italia, 3,50, che è il traghettamento. Chiaro? Questo per parlare di competitività. C'è stato Richichi, il leader degli autotrasportatori, che ha bloccato vari punti della nostra isola. Ora dico Richichi, io ti conosco da una vita, so che fai battaglie per carità di cuore, e questo io te ne do atto, ma a che serve continuare, cioè, aggiungere altro danno al danno? Quando tu blocchi i trasporti e mi metti in ginocchio più di quanto lo è tutto il sistema agroalimentare, che minchia ci concludi? Questo significa, caro Richichi, darsi delle martellate sui coglioni. Ma con l'età ti sei rincoglionito? E allora, te lo dico per quanto ti stimo, smettetela con queste prese di posizione. Io quando ho occupato lo stretto non ho bloccato lo stretto, non ho fatto altro danno al danno. Chiaro? Ora, il tema non è da discutere qui. Il tema è Roma. E allora, organizziamoci. Io ci sono, ma organizziamoci in modo serio, non danneggiando l'intera catena dell'agroalimentare, dando con le nostre mani un'altra martellata al sistema. Richichi, ma obiettivamente, ti sembra logico? Posso capire un giorno così, perché c'è merce che ovviamente nel giro di 2 o 3 giorni purtroppo si consuma, cioè va consumata nel giro di 2 o 3 giorni. Questo è il concetto. E allora, quando tu mi blocchi 2 o 3 giorni, 2 o 3 giorni, i camion, i tir che devono portare merce fresca, hai ammazzato le nostre aziende agricole. Quindi il ragionamento va fatto su un altro fronte, caro Pippo. Te lo dico con molta onestà. Quindi io mi auguro, ti invito nella mia qualità. Te lo dico con molta onestà, poi puoi ascoltarmi, puoi anche non ascoltarmi, noi ci conosciamo e ci siamo conosciuti in altre occasioni, ma ovviamente non è pensabile che da questo punto di vista noi realmente ci diamo un altro colpo di grazia alla nostra economia. Smettiamola con uno sciopero che è contro di noi, tanto a Roma se ne sbattono le balle. Vuoi capire o no? Ti fanno morire. Ti fanno morire. Noi nella geopolitica nazionale non contiamo niente, caro Richichi. E fino a quando non si farà un movimento meridionalista fatto da donne e uomini pronti alla guerra, non conteremo mai niente. È inutile che c'è, da questo punto di vista, il Ministero per il Mezzogiorno. Parliamoci chiaramente, perché i temi sono ben altri. Quindi, caro Peppe o Pippo Richichi, chiudiamo, cessiamo questa attività che blocca la nostra terra e la danneggia. Se vuoi io sono a vostro fianco, ma sono a fianco della Sicilia e dei siciliani. E sono per tutte le iniziative che non danneggiano però ulteriormente la nostra terra. Perché non dobbiamo fare male, con le nostre mani non dobbiamo fare male alla nostra terra. Lo voglio dire anche ai pescatori che mi hanno contattato, oggi scenderanno in campo, mi hanno contattato anche da Palermo. Perché? Perché anche lì si aggiunge ovviamente a quello che è il problema
riguardante la, già la, 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 il sistema europeo della pesca, gli ulteriori danni derivanti dal caro e dell'innalzamento del costo dei, dei carburanti. Signori, il problema è uno: se l'Italia non uscirà da, questo da questa schiavitù energetica e quindi non la smetterà di andare avanti per mode, rendendosi realmente autonoma, ci combineremo che lavoreremo, che il nostro stipendio servirà per pagare i costi dello smaltimento della spazzatura, per pagare i costi dell'approvvigionamento dell'acqua, per pagare la bolletta energetica, cioè lavoreremo per gli altri. Vi rendete conto? Siamo ridotti così ormai. E allora ci vuole realmente una svolta. E cominceremo da qui. Cominceremo da Messina a fine maggio e continueremo con la Sicilia.